con i litigi, perché? I bisticci, basta con ladri e Juventopoli e tutte quelle cose lì, basta, chiudiamo il campionato così come era iniziato, cioè? Nel segno dell'amore. Certo. No, no, mi ha convinto, però. È un bel messaggio, in fondo. Dimentichiamo le polemiche. Ma dove sono? I rigori non concessi. Cos'è? Coreografia meravigliosa. Sì. Anche la scenografia. L'hanno lavata con la candeggina. Poi Bogumil. Questo passo cos'è? Non lo conoscevo. Non so, anni 70 anche questo. Vabbè, ascoltiamola in silenzio. I nuovi Alphaville. Ti amo campionato, ti amo campionato, perché non sei falsato, no no non sei falsato, a me mi è risembrato falsato, ma han detto che non sei falsato, ha detto Umberto Agnelli, che sono state solo delle sviste, due o tre sviste arbitrali, due sviste arbitrali, ma a me mi era sembrato che già da molto tempo qualcosa stava accadendo, ad esempio in Juve Udinese dell'1 novembre 97 il signor Cesari non ha convalidato un gol che aveva fatto Birov, che era entrato di tanto così, diciamo delle dimensioni tipo Rocco Siffredi, e poco dopo in Juve Lazio c'è stata un'azione in cui Del Piero è stato atterrato in area, l'arbitro ha detto regola del vantaggio, Inzaghi ha preso il palo e subito dopo l'arbitro ha detto non è più regola del vantaggio, diamo il rigore alla Juve. Ma questo è stato fatto nel segno dell'amore, io non vado certo a pensare che ci siano dietro delle cose sporche, no 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 no, è stato fatto tutto nel nome dell'amore, in nome del campionato, del buon svolgimento e dell'amore fra le squadre, io non porto nessun risentimento, perché ho visto che l'amore vince tutte le battaglie, è in grado di far superare gli odi, sia razziali che sia interrazziali, sia quelli fra le squadre, diciamo che in questo momento io sono quasi contento, che alla fine della fiera mi sembra che l'ho preso in quel posto, e penso a quelli che hanno fatto un abbonamento da 1 miliardo in tribuna rossa per andare a vedere l'Inter che si era comportata bene, o per andare a vedere la Lazio che a un certo punto della sua carriera, diciamo il 5 aprile del 1998, ha avuto un fallo in area fatto da Giuliano e l'arbitro Collina non l'ha fischiato, e allora tutti hanno pensato male, ma non dovevano pensare male, no 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 no, perché l'arbitro Collina, così come l'arbitro Rodomonti, diciamo quello di Juve Empoli, non ha commesso quella svista in nome di chissà quale pastetta, no 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 no, l'ha fatto in nome dell'amore, perché lui ama il campionato. E voi non lo sapete, ma gli arbitri si vogliono bene e si vogliono bene anche con i calciatori, tanto è vero che io con i miei occhi ho visto che alla fine di Inter Juventus l'arbitro della partita è andato dai calciatori della Juve e li ha baciati e li ha abbracciati come se fossero degli amici, e tutto questo in nome dell'amore. E allora tutti insieme cantiamo, ti amo campionato, perché non sei falsato, anche se inizialmente era sembrato, in realtà non sei falsato, l'ha detto Umberto Agnelli, l'hanno detto tanti critici di calcio, l'ha detto tanta gente, insomma non sei falsato. Polemica esagerata. Anche se sarebbe sembrato, ad esempio mi era sembrato, in Juventus Roma dell'8 febbraio 98, quando l'arbitro Messina non ha dato il rigore su Gaultieri, e ad esempio anche in Brescia Juve dell'11 febbraio 98, quando il signor Bettin non ha dato un rigore a un rigore grosso così, e questo è stato fatto nel segno dell'amore, perché l'amore è importante, l'amore è un qualcosa di essenziale, sembra che nel calcio non si sia, e invece dopo c'è, tu dici ma l'amore nel calcio non c'è, no, guardando bene lo trovi in ogni piccolo particolare, ad esempio nel mio amico, che sembra che indossi la maglia del Milan, e invece è la maglia del Foggia, se voi guardate bene quella lì è la maglia del Foggia, così come se voi guardate bene le sviste arbitrali non sono state due, ma sono state tipo 10, 10, 11 o 12, e la maggior parte delle quali a favore della Juve. Due sviste arbitrali. Ma alla fine l'amore dato è uguale all'amore che dai, e allora amici, cantiamo tutti insieme, ti amo campionato. Non ci sei mancato, anzi tu ci eri mancato, adesso siamo contenti che sia finita così, perché l'amore ha riempito tutto l'universo della Pitch. Guardi
particolarmente bada. Loro devono arbitrare per quello che vedono. Ad esempio, il Juve a Piacenza, Oriello ha convalidato il secondo gol irregolare che ha fatto Del Piero, che si è fatto passare la palla sul braccio, ma era talmente bello che era un peccato non convalidarlo. E allora cosa ha detto? Convalidiamolo, perché nel calcio tutti si amano. E allora cosa vuoi fare? Vuoi dare il rigore a Ronaldo? Vuoi convalidare il gol del Napoli che forse c'era? Vuoi dare, per esempio, vuoi dare un fallo a Montero che gli ha dato una gomitata alle Cruz in piena area? Era calcio di rigore con espulsione e non ha dato niente, perché aveva capito che Montero amava le Cruz. E d'altra parte le Cruz con i suoi trascorsi, cosa vuoi che non ami Montero? I due si amavano, l'arbitro aveva già visto che c'era qualcosa e quella comitata non era altro che una scaramuccia, perché l'amore non è bello se non è litigarello. Era una scaramuccia.